tutti quanti. Potremmo chiedergli: Gesù, ma che concetto di giustizia è questo? Qual è l'idea di giustizia che hai? L'idea di giustizia che ha Gesù è molto semplice. Io ti ricompenso non per quello che fai, ma per quello che sei. Perché hai concordato con me, perché sei mio amico. Qualunque tu sia, qualsiasi cosa tu hai fatto, tu sei mio amico. E allora guardate la bellezza e la parola di speranza che ci arriva da questo testo. Il Signore ci chiede una giustizia diversa. Vieni ricompensato non per una meritocrazia, ma vieni ricompensato perché vali per quello che sei. E devi imparare a gioire che Dio tratti tutti uguali, che Dio dia l'ultimo come al primo. Sei forse geloso perché io sono buono? Vedete il concetto di bontà? Non è io faccio tanto e devo vedere che lui fa poco e viene poi premiato come me. Questa è la competizione insana. Questa è la modalità sbagliata. Tu devi gioire perché il fratello viene elevato alle tue stesse possibilità, perché quel fratello raccolto alle 5 del pomeriggio è lo scarto di tutti, che il Signore ti chiede ora di guardare come tuo pari. Colui che è lo scarto, colui che ha avuto la domanda: come mai state qua alle 5 del pomeriggio? Signore, nessuno ci ha presi. Impara, caro primo, tu che ce l'hai fatta, che sei riuscito, che hai vinto, impara ad avere misericordia per colui che tutti hanno scartato e che nessuno ha preso fino alle 5 del pomeriggio. La legalità non è un'idea astratta. La legalità si declina col principio di gratuità, la disponibilità a perdere a servizio del bene comune. La legalità si declina con il concetto bello di giustizia come possibilità per tutti, come no alla competizione, no alla rivalità, no al trattare le persone per quello che fanno, ma per quello che sono. Tu che ti sei perso, tu che non riesci ad andare avanti all'università, che a 30, 35 anni stai ancora cercando lavoro, sappi che il Signore ti ama per quello che sei. Ti ama non per quello che hai fatto o non hai fatto, ti tratta uguale a quello che è riuscito ad avere possibilità di soldi, di lavoro, di carriera. Tu sei come lui agli occhi di Dio, e se lo sei agli occhi di Dio, lo devi essere anche agli occhi miei. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ad altre ideologie, riappropriamoci della bellezza del nostro credere che ha gesti, passi, parole, suoni, musiche che appartengono al nostro voler dire a Dio la bellezza di essere tutti suoi. E allora questa sera viviamo bene la nostra processione, ci prepariamo con il canto finale, dopo la benedizione attendiamo di vivere la sequela di Gesù sulle orme di Sant'Antonio. Domenica mattina la celebrazione nella chiesa di Santa Maria sarà alle ore 8:30, a seguire poi ci sarà la processione per la benedizione dei gigli. La messa alle 8:30 dà il vero inizio di quella giornata. Sant'Antonio era un prete e per onorare un prete bisogna andare a messa. Se uno vuol far contento un prete deve farsi vedere a messa. Sant'Antonio era prete fino in fondo e lo fa contento il nostro vederci a messa. Se uno può alzare i palazzi
ma se non va a messa non gli fa piacere, non lo sta onorando. Non si va a messa solo il 13 giugno, si va a messa ogni domenica, perché ogni domenica è la memoria di Cristo risorto per noi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore procediamo in pace.
Thank you.
realizziamo nello stimarci a vicenda. Ecco, dopo la benedizione possiamo omaggiare Sant'Antonio. Vi ricordo che il pensiero di offerta che volete lasciare nel cestino o nel quaderno, come è consuetudine fare per tradizione, ecco, quest'anno lo dedichiamo proprio per i lavori di ristrutturazione della nostra bella chiesa, che splende per la generosità di ognuno di noi. È il frutto bello del nostro impegno. Lasciamo alle future generazioni la nostra fede luttuosa in questa casa dedicata a Sant'Antonio. Affidiamoci a Lui, viviamo questo gesto della benedizione con la devozione. Domenica mattina l'appuntamento è qui per tutti alle 8:30. Guardate, lo dico stasera, presente il sindaco, presente l'amministrazione, presente tutti. Non ci meravigliamo se poi domenica prossima con la statua passiamo oltre, senza benedire gli obelischi, perché noi non andiamo a benedire le mazze. Noi andiamo a benedire il comitato, gli alzatori, tutti quelli che staranno lì sotto, tutti. Dopo la messa insieme andiamo lì. Se dovesse capitare, come è capitato l'anno scorso, che passando Sant'Antonio, il sindaco, il parroco, non c'è il comitato, non c'è il presidente, non c'è la paranza, non ci sono tutti lì sotto, noi passeremo oltre. Quindi Antonio Castano sta registrando, quindi dopo mi sarà testimone. Abbiamo avvisato, l'abbiamo detto, dopo non mi si dica perché non si è fermato, perché è un gesto importante che unisce il nostro paese, ci unisce insieme. Quindi veramente domenica mattina tutti qui, 8:30, domenica celebriamo l'Eucaristia e poi insieme andremo a benedire coloro che alzeranno il Concilio, non le mazze, le persone. La benedizione non è sul legno, ma sulla carne viva nostra che siamo devoti di Sant'Antonio. Il Signore sia con voi. Vi benedica.